Come ben ha già anticipato il collega Maccabiani, primo firmatario di questa mozione, noi chiediamo di valutare una moratoria di tutte le nuove concessioni di derivazione dei corsi d'acqua su tutto il territorio lombardo, almeno fino a quando non saranno elaborati il bilancio idrologico regionale da parte di ARPA e Regione Lombardia, nonché il programma di tutela e uso delle acque. La situazione delle derivazioni idroelettriche è ormai fuori controllo, con centinaia di piccoli torrenti sostanzialmente prosciugati per approvvigionare le centraline idroelettriche, con tutto ciò che ne deriva riguardo la tenuta degli ecosistemi locali. Negli ultimi anni stiamo assistendo a una corsa speculativa alla realizzazione di centinaia di centrali idroelettriche in Lombardia, troppo spesso insediate su piccoli torrenti che vengono di conseguenza stravolti a danno degli ecosistemi territoriali. Basti riflettere sul fatto che tali centrali possono attingere a norma di legge fino al 90% del volume delle acque dei torrenti. Tale corsa speculativa è diretta conseguenza degli incentivi statali garantiti a pioggia e senza riguardo alla sostenibilità ambientale di tali progetti. Ora, il Movimento 5 Stelle riconosce che l'idroelettrico è un settore di energie rinnovabili che consentirebbe la riduzione del ricorso alle fonti fossili, ma non possiamo non evidenziare che spesso i progetti di centrali idroelettriche sono al contempo insostenibili sotto il profilo ambientale, soprattutto quando insistono, come ha evidenziato il mio collega Maccabiani, su piccoli corsi d'acqua e torrenti il cui flusso vitale e tenuta ecosistemica risulta di conseguenza compromessa. Un esempio eclatante, oltre a quelli già citati, è proprio la centrale idroelettrica recentemente approvata in maniera sconsiderata dalla provincia di Pavia. Sul torrente Avagnone, che è un affluente del fiume Trebbia, parliamo della Valle Staffora, alla quale ci siamo naturalmente opposti presentando un'interrogazione regionale che ne evidenziava tutte le criticità, criticità che l'ente provincia di Pavia non ha tenuto in alcuna considerazione, in particolare riguardanti l'interferenza del progetto rispetto alla rete ecologica regionale, nonché alla locale zona di ripopolamento e cattura della fauna. Il rischio ora è che per sfruttare gli incentivi pubblici si moltiplichino i progetti idroelettrici anche nell'Oltrepò pavese, che ha un tessuto di acque superficiali prezioso quanto fragile, che andrebbe invece tutelato in qualità di risorsa ambientale, economica, culturale e turistica. Le centrali idroelettriche, se posizionate su piccoli torrenti, di cui arrivano a captare, come ho già detto, fino al 90% del volume delle acque, si trasformano di fatto in barriere alla circolazione della biodiversità, rischiando di compromettere gli habitat naturali. Inoltre, tali impianti alterano il profilo paesaggistico dei territori. Per questo motivo, da tempo noi chiediamo che questo tipo di impianti trovi collocazioni insediative alternative migliori, ad esempio sfruttando il moto ondoso costiero oppure all'interno dei corsi d'acqua artificiali, acquedotti e fognature, come negli impianti per esempio delle città di Portland e Riverside negli Stati Uniti. In Italia peraltro costano i migliaia di chilometri di reticolo idrico artificiale inutilizzato a scopi energetici. Ora, la risorsa acqua in Lombardia risulta sfruttata oltre ogni limite, anche a scapito degli ecosistemi fluviali, dell'ambiente, della biodiversità, nonché della fruizione turistica dei luoghi montani. Troppo spesso gli ambiti territoriali in cui insistono i progetti di impianti idroelettrici presentano particolari valenze paesaggistiche, naturalistiche, ambientali e faunistiche. La Valle d'Aosta, ad esempio, ha bloccato il rilascio di nuove concessioni di derivazione di acqua in ambito idroelettrico, come forma di tutela sotto il profilo ambientale, culturale, economico e turistico. Anche in Regione Veneto, nel 2015, si sono introdotte regole più restrittive riguardanti le nuove concessioni di derivazione acque per impianti idroelettrici, al fine di tutelare i bacini idrografici delle Alpi orientali.
La comunità europea auspica che tale approccio cautelativo possa essere seguito anche da altre regioni ed è per questo che noi stiamo proponendo questa mozione. Anche la Lombardia, tramite questa mozione, potrebbe fare un primo passo verso la tutela del tessuto idrico regionale. La nostra azione, voglio evidenziare in conclusione, raccoglie anche le istanze delle associazioni ambientaliste e civiche che sono state espresse in un documento di qualche anno fa, che risale al 2014, l'appello per la salvaguardia dei corsi d'acqua dall'eccesso di sfruttamento idroelettrico. Sull'argomento è importante ricordare che gli eccessi della produzione idroelettrica sul reticolo idrico superficiale sono riconosciuti a livello internazionale come fra i principali fattori del degrado ecologico dei corpi idrici e che sul tema è attualmente in corso una procedura europea di infrazione dei regolamenti comunitari nei confronti dell'Italia, il cui costo, in caso di sanzione, ricadrà naturalmente sui contribuenti.